Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro San Giovanni Paolo II, anche oggi sono qui a pregarti con tanta fede e tanta speranza, con tanto amore e con tanta certezza che qualcosa, questa volta, scenderà dal cielo anche per me. Caro San Giovanni Paolo II, questa sera voglio ripetere la tua preghiera, quelle parole fortissime che tu hai scritto quando eri in vita. Spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici, come quelli politici, i vasti campi di cultura e di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Oggi, così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parola di vita, sì. Di vita eterna. Amen. San Giovanni Paolo II, che arrivi in sogno a portare miracoli, prega per noi. San Giovanni Paolo II, completamente devoto a Maria, prega per noi. San Giovanni Paolo II, amico dei santi e dei beati, prega per noi. Successore di Pietro e servo dei servitori di Dio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il miracolo di Nicola. Nicola Grippo ha fede in Dio e nei medici. È lui il beneficiato del miracolo che renderà santo Papa Giovanni Paolo II, come ha annunciato nella Cattedrale di Salerno il giorno di tutti i santi. Il Vescovo, Monsignor Gerardo Pierro. Nicola parla con la voce ferma di chi non vuole o forse non può lasciarsi andare alla gioia. Quest'uomo di 76 anni, che dalla vita fino ad oggi ha avuto molto dolore e speranze deluse, racconta: adesso io e mia moglie siamo soli, ho perso due figlie. Una aveva 20 anni, e se l'è portata via la leucemia. L'altra un incidente d'auto. Per loro avrei voluto il miracolo. Non c'è rabbia nella sua voce, ma solo rassegnazione per quello che il destino porta in dote a ciascuno. A lui ha portato il miracolo della guarigione da un tumore che egli ha aggredito prima un rene, poi i polmoni e la spina dorsale. Non c'era speranza, secondo i medici, fino al giorno dell'ultima radiografia, nemmeno un mese fa, quando i medici hanno constatato che il tumore se n'era andato. E non siamo stati noi, hanno ammesso. Ringrazi la sua fede e Papa Wojtyla. Lei ha pregato Papa Giovanni Paolo II. Mia moglie lo ha pregato, mentre ero a Milano a curarmi all'Istituto Nazionale dei Tumori. E poi una notte il Papa le è apparso in sogno. Portava per mano un bambinetto vestito di bianco, come lui, e camminavano su una strada di ciottoli bianchi. Qui interviene Elisabetta, 72 anni, la moglie di Nicola, che spiega: io ero con le mie figlie, morte anni fa, e lo inseguivo, ma lui camminava veloce
e non siamo riuscite a raggiungerlo. Così ho detto alle mie ragazze, l'importante è che lo abbiamo visto. Poi mi sono svegliata. Nicola, quando le hanno detto che era stato miracolato, anche per me è una sorpresa. Questa storia del miracolo che è arrivato. Oggi sono stato chiamato dal vescovo Pierro in cattedrale, che mi ha fatto firmare le carte con cui autorizzo il Vaticano a prendere in visione tutte le mie cartelle mediche. Sono molto frastornato da tutta questa attenzione. Avrei preferito che questo fatto rimanesse segreto. I medici mi avevano chiesto se ero credente, se pregavo, se avevo chiesto la grazia a qualche santo. E così mia moglie raccontò loro del sogno e loro mi hanno spiegato che adesso i miei polmoni erano puliti, senza traccia del male, e che non era stato merito loro.